Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse la puntata di Un giorno da pecora. Non l'ho fatto per lei, ma per Geppi l'ho fatto. Vabbè, Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio Uno, e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Eccoci qua per l'ultima puntata dell'anno. Sì, dell'anno, state tranquilli, dell'anno. Torniamo a gennaio. Dell'anno 2023. Che la gente è già proprio getta nel panico, gente qua a Milano che si agita. Lì in basso dove sei, io che sono qua un po' più cucuzzo della montagna. Oggi puntata speciale, Un giorno da pecora risponde adesso con il numero che mi... La valente redazione mi scrive, mi comunica, e vi posso comunicare che chiamando l'800 050 333 potete collegarvi con noi e partecipare a Un giorno da pecora risponde, farci le domande che volete o parlare del più del meno o fare le cose inutili come al però solito. Non è che, noi non è che siamo il telefono amico psicologico, non abbiamo nessuna competenza per risolvere problemi, solo, anzi eventualmente il nostro intento è esacerbarli. Non abbiamo nessun intento, comunque 800 050 333. Sei vestita come? Con un albero di Natale, vedo. Guarda, questa è una maglietta, è un maglione moda. Chiaramente si capisce anche che è un maglione moda, si capisce anche chi l'ha disegnato, non lo dico. Sì, diciamo uno che ha avuto un attimo di così, la canottiera della salute. Ma tieni giù sta canottiera della salute. Ma sai che quella che ho lanciato qua quel giorno che mi sono spogliata si è persa, non se ne è più saputo niente. L'hanno venduta su eBay, credo, all'asta. Degli intenditori. Ti piace come ho arredato lo studio oggi? Qui un po' bellissimo, molto natalizio. Ti dico solo che sono tornata a casa alle 4:30 stanotte. E dove sei stata? A Firenze! Sei tornata a piedi? No, c'erano due interruzioni nell'autostrada. Certo, e che i carabinieri, com'è andata con i carabinieri? Benissimo, c'erano 2200 uomini e donne in divisa. Mamma mia. Poi c'era l'orchestra, c'era la fanfara, che poi comunque e tu hai fatto la solita fanfarona. Esattamente. Quindi sì, c'era il generale Oresta, guarda, comunque adesso mi hanno regalato. Non va, quindi? In generale non se ne va, dico. No, è arrivato da poco. No, dico, come si chiama? Generale Pietro Oresta. Oresta, o se ne va. Salutiamo comunque il generale, amatissimo. Beh, immagino. Aveva un sacco di tutti gli sbrilluccichini. C'è il maestro della fanfara, c'era Giulia Pedone, la maresciallo. L'avete fatta passare sulle strisce, sì. E comunque, io non ho fatto queste battute orrende. No, chissà che battute di altissimo livello. Comunque avete capito perché. Poi c'è Andrea Pamparana. Pamparana. C'era anche Pimpiripetta e Nusa. Pimpiripetta e Nusa. No, il giornalista sono stati omaggiati grandi eroi, Salvo d'Acquisto. Avete capito perché è l'ultima puntata di questa perché mi sono consegnata alle forze dell'ordine. 800 050 333 per partecipare in diretta. Tra l'altro credo che con un escamotage si potrebbe anche partecipare in diretta video, mandando sui nostri social, diciamo sulle chat, i nostri social, sui messaggi diretti il numero, l'account Skype vostro, vi richiamiamo e andate in diretta video. Non lo so cosa potrà succedere, però questo potrebbe portare al fatto che noi vedremo la faccia di gente che ci segue sempre, che non vorremmo vedere, no, perché cosa vuol dire? Perché la radio, il bello della radio era quello, una volta il mistero, uno trasmetteva in ciabatte, come invece diceva Enrico Ruggeri. Comunque venerdì 15 dicembre 2023 su Rai Radio 1 sono passati 419 giorni dalla nascita del governo di Giorgia Meloni. Tra 81 giorni siamo a 500 giorni. Tra 5 giorni, da 5 giorni sarebbe dovuto cadere se avesse rispettato le durate medie, ma non è andata così. Ma figurati. 376 giorni è Europa. Ma soprattutto oggi che è il 15 di dicembre, manca un solo mese al compleanno di Giorgia Meloni, che compie gli anni il 15 di gennaio. E chi siamo noi se per non iniziare adesso gli facciamo grande, evviva presidente, non si fanno gli auguri oggi. Non si fanno gli auguri oggi, ma si iniziano le celebrazioni di avvicinamento al compleanno di Giorgia Meloni, che compie gli anni tra un mese. Adesso anche pensate che abbiamo organizzato tanti auguri Giorgia, tanti auguri tra un mese, tanti auguri Giorgia. Tra tra un mese gli auguri. Tra un mese. Facciamo gli auguri tra un mese. Non valgono come auguri veri. Vi va bene che da oggi non siamo più in onda, perché sennò li avremmo fatti tutti i giorni il countdown. Tanti auguri tra 29 giorni. 29 tanti giorni, auguri a te. Comunque, volete sapere con chi corica il simpatico Lauro? Chiedeteglielo. Ma no, che domanda. Volete sapere se sì. No, perché magari vogliono fare queste domande, vogliono sapere qualcosa di te, perché tu così hai questa dimensione un po' di te di bello e raggiungibile. Sì, invece nessuno dei due, tra l'altro. Ma comunque 800 050 333 per Un giorno da pecora risponde, ultima puntata del 2023, ha chiamato con noi al telefono. Chi sei? Pronto? Sì, pronto, ciao, buongiorno. Buongiorno, sono Paolo da Roma. Paolo da Roma. Ma cosa Paolo? Ma cosa Paolo da Roma? Che sembri Valeria Marini. Sei sardo a tutti gli effetti, c'hai anche un problema di respirazione, tra l'altro, notevole. Io volevo dire una cosa. Volevo dedicare una poesiola a chi? Ai due ultimi sindaci di Roma, grandi venditori di... Gli ultimi due sindaci di Roma, dedicati a loro, grandi venditori di fumo, Gualtieri e Raggi. Cominciamo bene, però non è Un giorno da pecora dedica, nel senso che soprattutto non è un giorno da dedica, parla male degli assenti. Senti, tra l'altro uno arriva e il fiato... Stai correndo, Paolo? C'è il fiatone? Prego? C'è il fiatone, Paolo, dico? No, sono molto raffreddato. Raffreddato. Ma di dove sei, Paolo? Magari del Roma, di dove sei? Sono a Roma, ma sono di Cagliari. Sì, ma perché hai deciso di chiamare Un giorno da pecora rispondere per dedicare una poesia agli ultimi due sindaci di Roma? Cioè, qual è la motivazione? Che io reputo grandissimi venditori di fumo. Sì, e questo l'abbiamo capito, che non ti piacciono. Che sono secondi solo a Nerone per quantità di fumo prodotto. Ma perché non sei andato davanti al Campidoglio, ti sei spogliato nudo e ti sei scritto sul corpo il testo della poesia che hai scritto, anziché venire a raccontare a noi? Il titolo è il seguente. E se pensa di essere Gasparri, cioè nel senso che fa lode. Povera Roma bella. Sì, vabbè, povera Roma bella. Ma tu dove voti? Dove voti? Dove voti? Non lui vuole solo dire la poesia, non gli frega niente. Quant'eri bella Roma, non solo a sera, roba da innamorarsi, bellezza vera. Certo. Te stanno a trattare male, sei decadente, ridotta a uno stato poco indecente. Ecco. A guardarsi intorno c'è solo schifezza. Ecco. Quant'eri bella Roma senza monnezza. È finita? Sì, bravo Paolo. Ma io voglio sapere, Paolo, dove voti? Sì, ma quello che anche chi se ne frega, cioè dove nella cabina elettorale? No, dove vota? A Cagliari, residente in Sardegna, o residente a Roma? Voto a Roma, voto a Roma. Quindi sono residente a Roma dal 1977. Stai perdendo l'accento comunque. 73 anni. Comunque Paolo, complimenti. Noi ti ringraziamo, perché diciamo la trasmissione da qui in poi non può che essere meglio, diciamo, perché peggio di così era difficile. Paolo ci teneva, ma no, Paolo che mestiere fai, scusa? È stata un'ode bruttissima. Pensionato, 73 anni. Salutami, ma com'è? Teniamo un amico in Gunisi. Certo, chi è? Sì, te lo saluto, chi è? In Gunisi. Cancella. Adesso gioca al Manchester City. Io non lo conosco comunque. Cancella, vabbè, grazie. Voi che abbiamo un amico in comune là, ha detto, ma io non lo conosco. Cancella, ma vabbè, cancella, te lo saluto. Ma io direi così, cancella questo pezzo di trasmissione e andiamo avanti, che comunque abbiamo iniziato così, peggio non poteva essere. Un giorno da pecora risponde, ultima puntata del 2023. Mi raccomando, chiariamo il fatto che non è che non è che questo momento può essere un momento che uno si dice qualsiasi cosa. Non è Speaker's Corner, dove è Un giorno da pecora risponde, cioè voi fate le domande a noi e noi, qualora reputassimo le domande che una domanda è accettabile, risponderemmo. Certo. Pronto? Pronto? Sono io? Sì, chi sei? Ciao, simpatico Lauro, sono Domenico da Milano. Domenico da Milano, e la simpatica Geppi non la vuoi salutare? Certo, anche la simpaticissima Geppi, ma saluto lei, simpatico Lauro, perché è più... grande conduttore radiofonico di tutti i tempi. Di tutti i tempi. Hai ragione, Domenico. È una critica che accetto, ma insomma me la porto a casa. Domenico caro, cosa fai a Milano? Niente, io faccio semplicemente il tassista a Milano. Semplicemente, no? Non mi sembra una cosa semplice. I tassisti. Poi con lo sciopero è semplicissimo. Certo. Saluto tutti i tassisti di tutta Italia. E come si chiama la tua sigla? Lo posso dire? Non lo so. Va bene, dai, Vienna 50. Ma chi le sceglie queste cose? Che uno si chiama Olbia 12? Le scegliamo, le scegliamo noi, io in onore a Vienna perché è una bella città, certo. E poi il simpatico Lauro si ricorderà che a Vienna c'è stata una splendida finale di Champions. Gol di Rijkaard contro il Benfica, se non sbaglio. Grande simpatico. Vabbè, per dire, no, quindi sei milanista pure, tra l'altro. Sì, poi mi unisce anche la passione per l'Olimpia con il simpatico Lauro. Beh, ma quando siete separati alla nascita voi. Io volevo fare il tassista. Ma Domenico, l'hai mai caricato in taxi il simpatico Lauro? No, perché lui è a Roma, io sono a Milano. Vabbè, ma viene a Milano di taxi. A me mi hai caricata in taxi? No, ti ho vista in zona tua, che camminava un po' ubriaca di notte, era lei, sì, era lei. Era lei. L'ho vista sempre indaffarata che camminava di giorno sempre alla sua zona, certo. Indaffarata, si capisce che sono una ragazza operativa, attiva, vero Domenico? Sì, ecco. Certo, perché è una zona piena di negozi e quindi lei... Passeggia e telefona, lavora, fa tante cose. Sì. Comunque non è sempre Domenico, grazie, buona giornata Domenico, buon anno. Simpatico la domanda non l'ha fatto. Volevo chiederti se tu preferisci il panettone o il pandoro, visto che lo chiedi a tutti. Volevo bella domanda, ma non lo so, penso il panettone credo alla fine, perché il pandoro alla fine mi sembra che ma non hai mangiato niente, invece noi milanesi il panettone invece l'albero, il presepe non te lo chiedo perché secondo me non fai nessuno dei due. Ma perché sono pigro, come diceva Ivan Graziani. Un saluto al CDM perché è veramente strepitoso, anzi spero che faccia una pagina Facebook per poterlo seguire. E cosa vuoi? Francesca Fornario perché... Guarda, ma lei ci segue sempre. Domenico, tu ci segui ogni giorno proprio. Domenico, il CDM ha preparato per Vienna 50 anche una sigletta. Senti come viene fuori. Domenico da Milano, Domenico da Milano, mi raccomando, col taxi vai piano. Vienna 50, grazie Domenico, ciao buona giornata. Ciao Domenico, auguri. Arrivederci. Ha detto delle altre cose che ci siamo perse, ma sicuramente sopravviveremo. Quante cose in comune avevi con Domenico? Tante, forse. È un amico, non mi avevo chiesto quanti anni ha. Forse troppe. Adesso con noi c'è all'800 050 333. Chi sei? Sono Marco da Roma, buongiorno. Marco da Roma, buongiorno, ciao. Vuoi fare una poesia sui sindaci di Roma? No, io chiamo perché per una richiesta di aiuto. Hai bucato? No, è rivolta a entrambi. Io sono un elettore del terzo polo e non riesco a smettere. Avete dei consigli da darmi? Guarda, è molto grave, nel senso, lì ci vuole un pool di esperti, nel senso, ma tu sei più Calenda o più Renzi? No, io sono più Calenda. Lo so, guarda. Che poi è un caso peggiore. Si è aperto un nuovo scenario, forse pare... Possiamo dirlo? Beh, insomma, diciamolo, non diciamo mai, nel senso, abbiamo fatto facce con Calenda e sarà il primo ospite del 2024. L'8 gennaio ci sarà Calenda. Infatti ve lo stavo per chiedere, dico, ma perché non lo convincete a tornare? Ma ci abbiamo provato in tutti i luoghi, in tutti i laghi, Marco, però finalmente ci è voluto del tempo, anche con le intercessioni di Lilly Gruber. Esatto, diciamo una grande mano di Lilly Gruber che ringraziamo. Grazie Lilly. Vedi, però Lilly lo deve convincere anche dell'altra cosa che gli ha detto in maniera piuttosto pesante. Quello di fare l'accordo col centro-sinistra. Adesso non è che può fare tutta la sera Gruber, vabbè, un po' per volta. Allora lo potete fare voi, potete cercare, perché lui insiste a dire che la Meloni è passata dal 2,9 in 10 anni ad oggi, però giustamente la Gruber gli ha ricordato ma stando in coalizione, certo, e poi all'opposizione. Comunque quello che ti consiglio, segui un giorno Conte, segui un giorno Lupi, non ce la faccio, segui un giorno la Schlein per provare a disintossicarti dal terzo polo. No, ma a Roma serve il termovalorizzatore, anche il solo loro lo vogliono, certo, Gualtieri del PD lo vuole, lo fa, almeno così. Ma Marco, cosa fai tu nella vita? Quanti anni hai? Io ne ho 53. Stai cercando... No, sono sposato. No, ma anch'io sono a posto, grazie. Volevo sapere cosa fai, cioè volevo capire che pubblico abbiamo. Per i nostri investitori. Se non spargete la voce, vi dico il mio lavoro che è fare l'amministratore di condominio. Quindi sei abituato a me. Perché non lo fai più tu il terzo polo? Che sarai abituato a mettere insieme persone che la pensano in modo diverso? Esatto, però lì diciamo che è una cosa abbastanza difficile che va oltre le mie capacità. Senti, e quindi riscaldamento centralizzato? In che senso? Ma no, era una domanda così per i nani, c'è qualcuno, ancora si fanno riunioni per capire chi vuole i nani in giardino? Ma chi è che vuole i nani? No, quelle non si sono mai fatte, è una leggenda metropolitana. Super bonus, a che punto siamo? con? Super bonus. Ah, beh, finito ringraziando. Finito. Dio. Beh, insomma, senti, ma sei in macchina, Marco? Sì, sono sul raccordo anulare, il grande social network della capitale. Suona il clacson? Ma che moscia sto clacsettino. Ma cos'è, un appunto? Ma neanche meno. No, è una Suzuki Baleno. Una virgola. Una Baleno, e lavoro meno? In bocca... Quella l'ho presa per quello, perché era una speranza. Ti salutiamo subito in un battibaleno, grazie. Che simpatico Marco, va là, guarda. Sì. Ciao Marco, auguri. E poi ti lasciamo il numero, Marco. Che ma non volevo cercando atterraggio, volevo essere felice di capire che ci segue. Ma anche l'atterraggio ogni tanto. Comunque, tutti uomini, chiamano qua tutti uomini. Ma non è che adesso arriva una donna. Pronto? Pronto? Ciao, salve. Salve. Questa è sarda lo stesso, sì, te lo dico. Sono Elena dalla Sardegna. Sì, ma dalla Sardegna era inutile dirlo. Sono Elena e si capiva già. No, pronto, si è capito. La ho sbagliata. Esatto. No. E cosa volevi sapere? Allora, innanzitutto complimenti perché vi seguo e siete fantastici. Sì. Una domanda per simpatico Lauro. Hai mai fatto il bagno al mare a dicembre? No, al mare sì, ma dall'altra parte del mondo, Elena, non in Sardegna o in Italia. La domanda la domanda è: hai mai fatto il bagno al mare a dicembre? La risposta è sì. Se la domanda è questa, se la domanda è questa è sì. Perché lui è uno che mi viaggia, capito? Oggi qua, domani là. Mi hai chiesto dove, se mi chiedi hai mai fatto il bagno nel Mediterraneo, in Sardegna, no. Ok, non so perché, no, ti spiego perché, perché io lavoro, capito? C'è questa differenza. Guarda, è inutile che fai questa passare. Questa gente che prende aerei e viaggia, ma com'è possibile? Si chiama continuità territoriale, certo. Tema molto delicato, molto scottante. Si chiama solo continuità e basta. Quanti anni hai, Elena? Io ho 37. Sì, 37 e... Cosa fai, Elena? Lavoro come guardia giurata. Guardia giurata, quindi sposata, fidanzata? No, niente di tutto ciò. Sì, felice e contenta. Guardia... Ma abiti ad Alghero? No, abito a Sassari. A Sassari, tifi per la Dinamo? Vabbè, certo. Assolutamente sì, Geppi. Vabbè, ha preso solo 45 punti da Brescia comunque domenica, mi pare di capire. È stata una svista, hanno giocato 21 minuti, poi 19, è stato un casino. Grazie Elena. Grazie a voi. Ciao Elena, ciao bella. Un abbraccio. Ciao Elena cara. Io non so chi è lei, comunque te volevo dire. La sai, l'hai riconosciuta? Perché sì, perché faceva parte del panel. Del panel, vabbè, quindi è tutta roba così, sempre gli stessi. No, lei in questo caso, gli altri no. Però hai fatto la domanda a te, guarda com'è stata carina, certo, scusa. 800 050 333, un giorno da pecora risponde, ultima puntata della stagione, chi c'è? Ciao, sono Ambra da Roma. Ciao Ambra. Ambra, quanti anni hai? 6? Sembra, ce n'ho più dell'ascoltatrice di prima, ce n'ho 38. 38, lo dico per i nostri investitori pubblicitari, comunque siamo su una media abbastanza... Ma cavolo, hai una voce da giovanilissima. Sì, mi mantengo giovane grazie anche al lavoro, e infatti vi chiamo per interrogarvi. Ma che lavoro fai innanzitutto? Perché poi decidiamo noi se accettare l'interrogazione, Ambra, te lo dico. Si sente già la maestra. Docente di scuola secondaria superiore e insegno anche vicino alla sede Rai. Ah, bene. Alla scuola via Carlo Emery. Che sta scusa, insegnante di che cosa, scusa? Certo. Di chimica e biologia. Ma tu sei pazza, io non accetto nessuna interrogazione. Invece Geppi, una per te te la becchi. Ma tra l'altro Geppi ti vengo a vedere a teatro martedì il 19. Non vedo l'ora. Ma che bella notizia a Roma. Ma non farmi domande di chimica però. Perché sapete, la simpatica Geppi viene a Roma adesso che il programma è finito. Ma io cosa ci posso fare? Che mi hanno fissato queste date, 19, 20 e 21 a Roma al Teatro Ambradio Vinelli. Infatti. Sì, sono... Ma pure in una buona fila. Comunque, chi si fa interrogare per primo? Volontario? Io volontaria, dai, professoressa Ambra. Chimica o biologia? È uguale. Biologia, dai. Non sa niente nessuna delle due. Va bene, allora una domanda facile, Geppi. Mi puoi dire i nomi dei due acidi nucleici? Certo. Acido derossi. Ce l'ha fatta. Desisoruleico e ialuronico. Una la sapevo, desossiribonucleico il primo è. Bene. Desossiribonucleico, sì, e DNA. E l'altro? Ma perché poi questa domanda? Acido. Acida. Cioè... Il ribonucleico o per gli amici RNA. Sì. Ah, RNA, quello che appunto è stato diventato protagonista durante la pandemia. Sì, sì, comunque la trasmissione sta andando a un livello di interessi altissimi proprio. No, no, adesso fai la domanda al simpatico, Ambra. No, io ho preso 5. Bravissima, Geppi. Sì. Quanto ho preso? 5? 5. Andiamo invece direi su chimica, visto che lui ha la maturità scientifica, vediamo se la conferma. Anch'io. Certo, ho preso 2 in chimica. Quella per Lauro è le caratteristiche del carbonio, dove lo collocheresti nella tavola periodica e quanti legami può formare. Ma guarda, per come lo conosco io è uno molto solitario, quindi pochissimi legami, cioè, è un lui è un po' il carbonio diciamo della radiofonia, simpatico Lauro. Comunque, se vuoi la risposta vera è il primo elemento del gruppo 14. E quanti legami può formare? Quanti legami? Devo stare a raccontare. Ma guarda che ti stanno suggerendo, Ambra, cioè ti stanno suggerendo. Ma chi mi sta suggerendo? Lo so io. Ma chi mi sta suggerendo? Sì, tu senti le voci. Però io non sono uno che vuole così in diretta radio rivelare i legami del carbonio. Comunque al massimo 4 è tetravalente. 4, sì, 3, 4, insomma. Va bene, grazie Ambra per questo spaccato, ma molto spaccato di trasmissione. Ci vediamo al teatro. Ci vediamo a teatro, Ambra, vieni a salutarmi dopo. Ciao Ambra, ciao. Anch'io. Ciao bella. Certo. Mamma mia che palle. Non lo capivo, adesso vedrai quando arriveranno delle domande fastidiose poi dirai rimpiangerai queste domande innocenti di gente che ha l'unico dramma di volerci bene. Ma perché noi facciamo una trasmissione sulla radio dello Stato in cui la gente ci chiama per farci delle domande sulla chimica e la biologia? Perché è un momento di incontro. È un momento di incontro tra noi e chi, grazie ai quali, alle persone grazie alle quali noi siamo qua. Bene. Adesso con noi c'è chi c'è? C'è qualcuno al telefono? Flavio. Andrea da Padova. No, Andrea da Padova. Flavio, chi c'è al telefono? Chi non capisco? Pronto? Chi c'è? Andrea da Padova, mi sente? Andrea da Padova. Andrea, ma Andrea chi è? Buongiorno Andrea da Padova. Io comunque ho una domanda che voglio essere... Voglio che tutti gli ascoltatori siano rassicurati. Oggi è l'ultima puntata, finalmente. Del 2023, ma Andrea da Padova nel senso di Andrea Crisanti, il senatore del PD... Ma perché c'è il voice recognition là? Ma che è il voice recognition? Ma sì, quello che usava l'enigmista. Ma no, riconosciamo le voci, signor Crisanti. Cosa è successo? Come state? Sì, Beh, un po' di musica quando arriva Andrea. Ma scusi, professore, non riuscivo a fare una domanda di chimica pure lei, visto che lei ha studiato chimica. Basta. Cosa ci ha chiamato perché, professor Crisanti? Visto che è l'ultimo giorno c'è bisogno di fare una riflessione. Dopo avete fatto sicuramente più di 100 giorni da pecora, no? Sì. Io penso che a questo punto è il momento di allinearsi con la linea. Cioè? Passare a un altro animale. Cioè un altro animale? Se lei vorrebbe che cambiassimo nome, un giorno da... Un giorno da leone. Un giorno da leone o un giorno da melone? Ecco, vede? No, chiedo... Cioè, non so, lei ci ha chiamato per dirci di cambiare nome. Ma scusi, il titolo di questo programma è proprio invece la contrapposizione tra i 100 giorni da pecora. Sì, non so se è un giorno da melone, basta ormai. Sì, non so se sia più strana la domanda del professor Crisanti o la risposta. Non bastano più per sopravvivere. Quindi un giorno da melone. Guardi, ci pensiamo, professor Crisanti, grazie di questo intervento. Ma dov'è, scusi, in questo momento? Sto a sciare. A sciare? A sciare dove? Sulla neve? Madonna di Campiglio. Pensavo fosse un'esclamazione. No, Madonna di Campiglio. No, sta a sciare veramente. Ma sta a sciare bene? Ma io così, mio figlio molto bene mi tortura con discese impossibili, quindi non so se arrivo lontano. Ma lei fa spazzaneve o tiene gli sci stretti? Ma guardi, misto. Quante volte è caduto stamattina? Nessuna finora. E adesso si sta facendo il bombardino? No, adesso mi sto a rilassare perché sto spezzato. Il bombardino, dico, al rifugio. C'è qualcosa che ha colpito la simpatica Geppi in televisione, credo? No, che cosa ti ha colpito? Ho sentito tutto, questa cosa del rifugio, del bombardino. Certo. Stavo guardando il film di Ficcare Piccone. Figurati, nel senso, com'è bello, così magari andiamo a vedere. Non lo so, questa mano mi ha colpito, la mano di Valentino. Sì. Ma scusi, ma sua moglie è con voi, senatore Crisanti? No, è una cosa da matti. io e lui da soli. È ad Amalfi la moglie, e lui sta... No, la moglie sta a Londra. A Londra. Ah. Ma a Natale dove lo fate? Ah no, a Natale a Roma, poi Capodanno invece a Padova. A Padova, beh, il classico Capodanno a Padova, chi non lo vorrebbe fare? Ma lei invece non lo fa a Capodanno. Ma sai che mio nipote studia a Padova? Ma dai, questo è interessantissimo. Studia, sì, psicologia, mio nipote Claudio. Poi vi scambiate i numeri. Non so quanto ce n'è bisogno di psicologi. Sì. Lo so, anche in famiglia, infatti l'abbiamo mandato avanti, no, perché ne hanno bisogno tutti comunque. Grazie Andrea da Padova, buon Natale professor Crisanti, buona sciata. Arrivederci. Arrivederci, auguri senatore. Senatore, niente, è andato. Ma è a uovo? È a uovo, sì, alla cocca. Adesso con noi c'è... Pronto? Flavio da Montalto di Castro. Flavio, tu c'eri già prima e sei stato... Sì, poverino, sei dovuto assorbire questa telefonata con... Inutile, con Andrea da Padova. Montalto di Castro. Sì, è successo qualcosa. Allora, simpatico Lauro e Geppi gentilissimo. Sì. Ma io sono gentilissima, vedi? Ecco, sì. Io vorrei parlare di una cosa un po' particolare, la canapa terapeutica. Ma perché? No, perché la canapa terapeutica la fanno solo, la coltivano solo i carabinieri in Italia, i carabinieri di Firenze. Ma i carabinieri non sono agricoltori. Ma questo cosa ne capiscono? Sì, ma neanche noi, nel senso. Voglio dire, mica la coltiveranno quelli della... Voi avete dei buoni contatti. Contatti, sì. Beh, con i carabinieri io così, adesso volevo parlare un po' di canapa ieri sul palco. Grazie della segnalazione, adesso giriamo a chi di dovere. Ma tu cosa fai, scusa, nella vita, Donato? Che non si chiama Donato, Flavio. Apicoltore. Ah, che miele fai? Miele mille fiori è quello che è conosciuto bene in Sardegna, l'eucalipto. Ah, buono. Bene. E come si chiama il tuo miele? Miele ape etrusca. Petrusca, me lo ricordo Petrusca. Grazie Flavio per aver sollevato questa questione scottante. Così. In farmacia la vendono a 18 euro e tutta acquistata in Olanda. Allora, la canapa terapeutica, Flavio, è una vergogna. Vergogna, non so di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un tema molto delicato e dibattuto, che ce n'è poca per chi ne ha diritto per ragioni che sa, allora, che sta evidenziando 800 050 333. Un giorno la pecora risponde, non è un giorno la pecora, io dico quello che penso su qualunque cosa voglia. Perché hai visto, c'era gente che stava facendo il punto di Paolo Pagliaro sulle varie questioni della vita. Uno chiama e dice il suo spazio, adesso grazie a Dio arriva il GR1, questa è Un giorno la pecora risponde, questa è Rai Radio Uno, questo è Il giorno della pecora risponde, l'unica trasmissione con il punto della gente, non lo so, ma... Un giorno da pecora. A Un giorno da pecora, Francesca Fornario vi augura buon Natale e felice anno nuovo. Sta per finire l'anno più caldo di sempre. Il ghiaccio polare è così sciolto che Babbo Natale fa trainare alle renne il gommone. La COP28 sul clima si chiude con impegni così vaghi sulla riduzione dei combustibili fossili che il primo è: a chi è stato cattivo la Befana porterà una pala eolica. Sta per finire l'anno del mercato tutelato, schizzeranno alle stelle le bollette degli anziani. Occhio che quest'anno Babbo Natale scende dal camino per fregarsi la legna. Il governo vuole approvare la legge contro l'utero in affitto che renderebbe illegale anche la fondazione eterologa per le coppie etero. Ma come? A Natale che si festeggia il primo nato grazie al seme di un donatore esterno alla coppia? Buon Natale, buon Natale Lifeline, anche se noi no, non ti capiamo mai. Sì, il più ricco che c'è, a Natale ci offri il caffè. E Giorgia, tu non sai, ti regaliamo una roccia che non si buca mai. Lollobrigida, per te nulla di meno, sì, per Natale ti abbiamo preso un treno. Buon Natale, Salvini anche a te, che vedi all'orizzonte il tuo caro ponte. Con te ti abbiamo mandato un fax, buon Natale e buon relax. Buon Natale a tutto il governo e anche a Tommaso Cerno. Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio Uno e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Siamo qua per questo esperimento, diciamo, sociale, relazionale, di apertura verso i nostri radioascoltatori, perché come abbiamo anche sempre fatto l'ultima puntata dell'anno, prima dell'estate, abbiamo deciso di fare Un giorno da pecora risponde, ma si sta trasformando in Un giorno da pecora si lamenta. Il pippone, nel senso. Però appunto potete chiamare l'800 050 333 sì, per quest'ultima puntata del 2023 e provare a farci delle domande. Quando fai sì, così che ti metti il foglio davanti agli occhi, mi preoccupo sempre. E sono le 14.05, siamo in diretta su Rai Radio 1. Esatto. Un po' che non fai più un sacro santo San Gennaro, esatto, perché ci sono un casino quella ragazza. Comunque sì, no, vabbè, niente. Chi c'è? Pronto? AMSR. Chi è? Pronto? Pronto, sono Antonella di Vicenza. Antonella di Vicenza. Sei raffreddata? No, ho fatto le scale, sono stata a passeggiare, sono un po' così. Ah, beh, certo, un po' di dire. Cosa fai a Vicenza, Antonella? Le scale. Ah, niente, allora io vorrei proporre sì, un giorno da pecora propone a questo punto. Sta cambiando oggi proprio. È un programma in divenire questo. Anarchia totale. Un giorno da pecora propone. Cosa propone? Allora, io propongo a te, Giorgio, sì, di fare come fa la Geppi, che ogni tanto ci lascia lì solo soletto, sì, a sguardartela, no? Con la bella gente lì solita. Sì. E potresti fare magari qualche spettacolo teatrale, tipo un one-man show, perché io ci verrei a vedere in campo. Vedi, finalmente, trovati fatti una vita. No, io stavo pensando che la proposta fosse, come la simpatica Geppi si assenta ogni tanto, di assentarmi ogni tanto anch'io, questo, nel senso, fosse la proposta. Io mi assetto perché oberata da altro. Certo. E chi potrebbe sostituirmi? Quando... No, io non voglio... Sabelli, ovviamente. Ah, certo, ecco. No, io voglio fare la radio solo con simpatico Lauro. Grazie, sì. Ma anch'io, no, però, certo. No, ma una cosa così, una tantum, come fa la Geppi. Certo, okay. Sì. Ecco. Quindi se io faccio... io faccio un one-man show a teatro, a Vicenza c'è una persona. Ma cosa dovrebbe fare? Antonella dovrebbe parlare o anche cantare, spogliarsi? Il mimo che ti spoglia. Allora, dovrebbe fare quello che fa in trasmissione, anche per divulgare il verbo, perché ecco, non tutti magari possono sentire. Il divulgatore, diciamo, un po' il Piero esatto. Angela tipo, della scemenza. Antonella, su quale tema? Cioè, di solito gli spettacoli comunque hanno un tema, certo, sì, fondante. Allora, io direi che lui potrebbe tranquillamente spoilerare la vera natura dei politici che da una parte tante volte sembrano una cosa peggio di quella che sono, a volte viceversa. Sono meglio. Beh, come fa, un po' come fa Marco Travaglio, che fa questi spettacoli in teatro, anche Andrea Scanzi. Sì. Quella cosa lì. E abbiamo già il titolo, spoilero. Anzi, mi spoilero. Beh, spoiler, guarda, io vengo ad aiutarti. Certo, ma scusa, grazie, Antonella, ma hai dei pensieri impuri sul simpatico Lauro? Da sempre, quindi proprio non è... Ma sei fidanzata, Antonella? Ma sì, io sono quella solita sposata con Roberto. Certo, ma ricordiamo che Roberto non è geloso di questa vicenda. No. Roberto sa. Anzi. Sì, Roberto sa, ma soprattutto sa che io ho una wish list di uomini abbastanza particolare. In quale compagnia è il simpatico? Ci sono io. Con il Mago Forest. Dei sex symbol comunque. Certo. Poi? Joe Pesci. Sì. Ubaldo Pantani, certo. Adesso non mi vengono in mente. Comunque sono tutti bellissimi. Comunque tutti molto intelligenti e comici in qualche modo. Evidentemente ti sei attratta da quello. Non dalla bellezza, diciamo. No, dai, non è vero. Ha fatto quattro nomi che, nel senso, uno peggio dell'altro. Antonella, grazie. Ci vediamo al One Man Show a Vicenza. Mi spoilero. Con Di e con Giorgio Lauro. A presto. Ciao bella, ciao Antonella. Antonella. Ma che carina Antonella, vedi che comunque queste sono carezze per il tuo amor proprio. Certo. Adesso con noi c'è... Se ce l'avessi. Ma appunto, proprio io. Pronto? Sì, pronto. Sì, ciao. Sì, sono Alfredo di Alessandria. Finalmente Alfredo da Alessandria. Un colombiano, colombiano, beh, certo. Sì, cosa ci fai ad Alessandria, dalla Colombia? Sono scappato dalla Colombia 20 anni fa. Ma non per... No. Perché non scappare, sei scappato perché non stavi bene là o perché cercavi altro? Scappato nel buon senso. Sì. Avevo una sorella qua e sono venuto ad abitare qua in Italia. E cosa fai, Alfredo, ad Alessandria? Fino a 20 giorni fa lavoravo in biblioteca. Adesso sono disoccupato. No, e perché? La biblioteca ha chiuso? No. Scaduto il contratto. Ma io vi seguo tutti i giorni e tutti i colombiani che stanno imparando la lingua la stanno imparando per voi. Per noi. Davvero? Siamo un po' la trasmissione preferita dalla Colombia, questo si sa da sempre. Siamo il programma più ascoltato dai colombiani trasferitisi in Italia. Esatto, sì. È una comunità meravigliosa, belli, allegri, gioiosi. Sì, non come... Qual è la parola specifica? C'è la domanda dalla Colombia. Sì, scusa. Per voi. Vai. Cioè, perché in Colombia un programma del genere così, con la satira, intelligente, tutti e due saranno già uccisi. Poi avete avuto dei problemi per questo tipo di programma qua in Italia? Alfredo, ma niente, ci ha sparata una gamba, un piede, ma niente di che per adesso ancora, insomma, niente cose gravi, insomma. No, devo dire, in Italia, insomma, c'è ancora... Sì, nel senso, si spera, no? Nel senso... Una libertà di espressione, poi magari c'è qualche pressione, ma no. A livelli, insomma, come in altri paesi, anche non come la Colombia. Se non ho capito bene, la domanda è: come mai siete ancora vivi? Giusto? Questa è la domanda, Alfredo. Chi lo sa? Forse... No, mi piace da matti, la satira, ogni cosa, ogni sezione del programma la sento tutti i giorni. Hanno una mira. Anzi, ieri sono rimasto già triste quando ho saputo che oggi era l'ultimo programma dell'anno. Poi, però torniamo. Siete scappati quasi 3 mesi. Adesso scappate su. Ma non è che siamo scappati, diciamo funziona in un altro modo. Cioè abbiamo dei contratti in cui non siamo noi a decidere ovviamente il numero delle puntate per tante ragioni ovviamente. Quindi nel senso, adesso c'è la pausa invernale della programmazione di Radio 1 e poi ricominciamo. Ma è sempre così per tutti, non è che questo vale per noi, vale un po' per tutti. Mi piace la matti davvero, il vostro programma. Grazie. Ma qual è la parola più strana che hai imparato ascoltando noi, Alfredo? Allora, l'ha detto quello che ha avuto il tuo posto 2 settimane fa, quindi il signor Enzo. Che parola ha detto? Sì. Cialtroni. Cialtroni. Era uno che doveva venire da voi e ha detto: ma cosa andate a fare lì in questi due cialtroni, no, una cosa del genere. Ah sì, si parlavano di loro del simpatico, i cialtroni in questo caso erano il simpatico e signor Enzo Iacchetti. Cialtroni vivi, insomma. Grazie Alfredo, viva la Colombia. Un grande saluto, ciao, viva la Colombia. Ciao, viva la Colombia, ciao Alfredo, grazie. Adesso ha chiamato l'800 050 333 per questo Un giorno da pecora. Risponde, chi c'è? Ciao, sono Anna da Milano. Anna da Milano, sì. Sì, ma visto che prima c'era un colombiano, io sono spagnola. Spagnola, quindi... sì, andiamo forte nella comunità ispanica. Sì. Piove? No, c'è il sole. Ma incredibile. C'è il sole meraviglioso. Incredibile. Ma di dove sei, Anna? Di Madrid. Madrid. E cosa ci fai a Milano? Mi sono sposata con un italiano. Lo so. Hai fatto bene? Sì, sì, tutto bene, ma tanto tempo fa. Ah, poi vi siete lasciati poi? No, continuiamo. Sai come continuiamo. Sono gli italiani? Ma sono più, diciamo, fedeli gli spagnoli o gli italiani? Ma penso che sono uguali. Siamo abbastanza simili, tutte e due. Con la... E cosa fai a Milano, Anna? Sono mamma. E quindi mi occupo dei miei figli. Quanti figli hai? Ho 2 figli. Accertamento fiscale. Box? Hai dei box? Sì, uno, sino a Milano non si può vivere. Certo, il box, che costa più della casa, tra l'altro, il tuo box. Sì, veramente. Va bene. Senti, come si dice un giorno da pecora in spagnolo? Un dia de oveja. Oveja, ma dove però la pecora si intende per l'animale, insomma, anche è uguale il senso, dico? Non penso, non penso. Cioè tu conosci, tu conosci il proverbio meglio un giorno da leone che 100 da pecora? No, non lo conosco, ma non mi sembra che ci sia uno... Detto così. Sì. Invece ieri mi sembra che avete parlato dell'altro proverbio, quello che, ieri prima di ieri... Il gatto... No, quello degli uccelli. Allora, nel spagnolo si dice... Más vale un pájaro in mano che 100 volando. È meglio un passero in mano che 100 che volano. Sì, che già al riguardo dell'uovo. Sì, che è già diverso. Sì, quello, meglio un uovo oggi che una gallina domani. No, ma era quello meglio un passero in mano, che un tacchino sul tetto. Non c'era. Quindi nel spagnolo è un'altra maniera. Quindi visto che sei spagnola. Io sono Giorgia. Quindi questo è chiaro proprio. Cabeza fría e corazón caliente. Esatto, pure anche cabeza fría e... Anna, ci volevi fare una domanda? Ce l'hai già fatta? Sì, io volevo farvi una domanda perché vi trovo prima di tutto super naturali, super spontanei e brillantissimi. Mi sorge il dubbio. Brillantissimi. Mi sorge il dubbio. Ma voi provate perché vi viene benissimo. Se siete spontanei. Ore. Guarda, simpatica Geppi arriva alle 7:30 e cominciamo tra le 7:30 e le 8 a provare tutte queste scenette così. Guarda, questo programma si regge sulla professionalità e il lavoro del simpatico Lauro e di Rachele e di Flavia, di tutti quelli che stanno nella relazione a Milano. Poi io a Milano c'è Roma, scusa, a Roma. Io qua sono da sola, Anna, capito? Io qua a Milano sono da sola. È quello, la solitudine. Arrivo qua con i miei tecnici che mi seguono. Cioè, quindi... la Pausini ha scritto la solitudine per la simpatica Geppi per Un giorno da pecora, per dire. Però abbiamo una forte sintonia perché nonostante lui a volte sembra che mi odi, in realtà mi ama. Certo, sì. Ha fatto tutto da sola. L'ho capito pure io. Vero, Anna, ci capiamo tra donne col box. Sì, col box. Grazie Anna, grazie, continuate così che siete meravigliosi. Che viva Toma Castagna, ciao Anna. Ciao. Pronto? Eccomi. Chi è? Vincenzo da Salerno. Grazie, prego. Simpatico Lauro, eccezionale. Si figuri. Un saluto affettuoso a Geppi che a Milano purtroppo dopo una caliente spagnola si parla un salernitano puro sangue. Bellissimo. Una grande città del sud come Salerno. Bene, abbiamo fatto il punto su questo. Cosa fai a Salerno, Vincenzo? Ma io guarda, sono purtroppo per me pensionato ormai da 2 anni, facevo il bancario, sono pensionato da 2 anni, però sono sempre attivo e quando devo sentire Un giorno da pecora tutti i giorni, impazzisco di gioia, che veramente bello. Impazzisco, no, che carino. Di gioia. Tra l'altro Vincenzo come il governatore De Luca. Esatto, esatto. Proprio una domanda sul governatore sì. Ti volevo fare, certo. Poi sì. In effetti tante volte scrivo, ma perché non, ecco, perché non invitate De Luca? Perché ma magari! Guarda, se tu lo conosci, noi lo invitiamo, ma lui dice di no, non vuole venire nemmeno adesso. Noi lo vorremmo tantissimo, è troppo simpatico. Il suo ufficio stampa per dire andate ad Un giorno da pecora. Se lo conosci, se conosci qualcuno vicino a lui, diglielo. Certo, e certo. Poi volevo dire anche un'altra cosa, Geppi ha fatto diventare a me salernitano con una squadra che purtroppo è ultima in classifica in Serie A, sì. Esatto. Mi ha fatto diventare tifoso del Cagliari, perché l'altra sera quando il Cagliari ha vinto pensavo proprio a Geppi. E sì. Dicevo, ah, ha vinto il Cagliari, sono felicissimo. Ha fatto due gol vicini, insomma, certo. Nella scadenza. Esatto, Pavoletti e La Padula, certo. Negli ultimi minuti. Certo. Oggi è una bella giornata. A Salerno. Io ogni giorno vi scrivo, vi mando i saluti e scrivo com'è il tempo. Oggi è bel tempo qua a Salerno. Beh. E sono felicissimo due volte, perché è bel tempo e perché ho preso la linea per parlare col simpatico Lauro e con la grande Geppi e con Un giorno da pecora, che è la mia trasmissione preferita. Beh, che carino Vincenzo, grazie del tuo affetto, siamo molto felici di piacerti. Grazie Vincenzo. Buon Natale. Felice anno nuovo, se non ci vediamo prima. Abbraccio. Grazie. Sulla Befana nessuno dice mai niente, ma tra l'altro dico, poi diciamo, è possibile anche che chiami qualcuno a cui non piace il programma, perché altrimenti sembra veramente... Però secondo me è come quelli che ti scrivono le cose brutte su quelli che non mica il coraggio di dirtelo. Se ci fosse anche qualcuno a cui non piace il programma, 800 però 050 con garbo, senza 33, sì, con garbo, voglio dire, anche con non so, anche con Lazza, con chiunque vuoi chiamarci senza problemi. Chi c'è adesso? Pronto? Pronto, sono Stefania Passaro. Ciao Geppi. Ciao Stefania Passaro, una cestista, certo. Una grande cestista. Grande cestista, giocatrice nazionale della Comense, insomma, che ha vinto tanto nella storia del basket. Sì, infatti ho una domanda, prima di tutto vabbè, i complimenti di rito, perché certo. Sennò poi dopo mi scordo, e soprattutto una meraviglia lo spettacolo di Geppi, perfetta. Grazie, sì, Stefania amato. È venuta a vederla a Genova, sei venuta, vero? Sì, ero lì. E quando posso vengo sempre, Geppi, perché sei stata una grande in quell'occasione, veramente grandissima, e lo sei sempre. Grazie. E anche comunque il simpatico Lauro, mi piace quanto prendi per i fondelli persone importanti, quando si prestano a farsi prendere per i fondelli. Lo fa spesso. Per farlo. Sì. E comunque io ho una domanda per Geppi, che ama molto il basket, e anche per te, simpatico Lauro. Anche lui ama il basket. Infatti lo so. Allora, vi chiedo di farmi da tramite. Sì. Vorrei sapere perché alla guida della Federazione Italiana Pallacanestro, dopo 46 anni, c'è ancora Petrucci, Gianni Petrucci. Voi avete modo di, non so, sentire il ministro dello sport, Andrea Bodi, o insomma... Chiaritemi questo, perché è un mistero. La prima risposta semplice è perché si candida e vince le elezioni da Presidente della Federazione. Sì, ma non è solo questo, ci deve essere qualcos'altro, perché comunque non si riesce a far eleggere nessun altro, perché questi qui hanno anche tolto il vincolo dei 3 mandati, e quindi possono essere eletti all'infinito. Questo vale per tutti i presidenti delle federazioni. 46 anni fa io giocavo e c'era lui. E c'è ancora lui. Poi è andato via per un po', è andato via perché è andato al calcio, alla federazione. No, poi è diventato presidente del CONI, e poi è tornato. Non lo so, questa è una bella domanda, lo chiedo. Però nel senso è un po' così, nel senso si candidano i presidenti delle federazioni e lui viene eletto. Se ci dovesse essere un presidente federale, per esempio se Datome volesse fare il presidente della federazione del basket, potrebbe batterlo oppure no, chi lo sa. Ti piacerebbe? C'è una piccola differenza, cioè che quando qualcuno all'esterno vuole entrare e cercare di candidarsi è impossibile se non ci sono, diciamo, ammanicamenti vari, appoggi esterni, quindi... non ammanicamenti, perché lì si vota, poi il voto insomma è... Ma però tu vorresti fare la presidente della federazione? Assolutamente, no, però io ho sostenuto la candidatura della prima donna presidente del CONI, che era Antonella Bellutti, ed è Antonella Bellutti, un'atleta fantastica che ha vinto ori nel ciclismo su pista, eccetera, ma non è stato proprio possibile entrarci, perché sarebbe interessante capire appunto come si può per un outsider riuscire ad arrivare insomma per i meriti. Questa è una bella domanda, Grazie Stefania di aver sottolineato questo problema oggi. Siamo passati da Un giorno da pecora risponde a Un giorno da pecora segnala problemi, nel senso... Comunque evidentemente hanno una fiducia in noi anche immotivata, devo dire, però... Totalmente immotivata, nel senso, ciao, grazie. Grazie Stefania, un grande abbraccio. Ciao, ciao bella. Ormai ci hanno così dei tuttologi per cui possiamo rispondere a qualunque domanda. 800 050 333. Io sapevo quell'acido borriclinico, la sapevo. È quella dell'acido lattico. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Salve. Chi è? Ciao. Chi Buongiorno. È? Chi è? Sono Bianca da Gorizia. Come ti chiami? Ciao. Bianca, un po' difficile. Bianca, poi... Bianca come Bianca Berlino. No, Bianca. Bianca. Chi mi conosce? Ah vabbè, se allora si può... è una cugina disagiata, Ianca. Volevo chiedere a Geppi come sta il suo cavallo lì a Milano. Bene, tutto a posto. È simpatico, è esterno a queste cose del mio cavallo, che c'avevo un cavallo in soggiorno insieme a José, al truccatore. Vabbè, ma eravamo in piena pandemia, quindi io avevo un cavallo. Io ero rimasto che non si poteva dire cavallo. Infatti adesso il team ti gode e mi punirà. Però chi? Oppure ce l'ho ancora nell'appartamento. Ma chi? Sì, è un cavallo, c'è ancora, tranquillo. C'è un cavallo in casa? Era una cosa che io dicevo che c'avevo un cavallo, perché una volta... Ma nessuno dice che ha un cavallo in casa senza averlo, scusi. Non lo sa lui queste cose. Guarda, se vuoi adesso io andrò a ricercare da dove nasce la cosa del cavallo. E te la mando. Vabbè, a me no, grazie. No, te la mando proprio a te. Bianca, grazie di questa telefonata. Bianca, fai la domanda simpatico, Bianca. Io non ce l'ho il cavallo in casa. Candidato al Parlamento qua, ormai siete prossimi. Che cosa? Quando vi candidate al Parlamento, quando con il cavallo, ormai... ci candidiamo con il cavallo. Guarda, fino a poco tempo fa volevano che facesse l'attore, adesso vogliono addirittura una carriera politica per il simpatico Lauro. Sì, con un cavallo. Ianca, giusto? Sì. Salutaci la Yerlinguer, grazie. Ciao Ianca, auguri. Libera questo cavallo, Geppi. Ciao Ianca. Sì, dobbiamo creare poi un meccanismo di audio, volumetrico di audio, perché così sennò abbiamo smarrito Ianca. Ianca credo sia andata e adesso al posto nostro, al posto di Ianca c'è... Pronto? Sì. Sì, buongiorno, buonasera. No, uguale, buongiorno, buonasera. Siamo in quella fase della giornata. Buonasera, sì. Mi chiamo Umberto e chiamo da Siena. Da Siena, si sentiva un po' di Toscana da qualche parte. Quanti anni hai, Umberto? Abbastanza, 62. Box? Abbastanza, 62, e faccio l'allenatore di pallacanestro, quindi ho sentito la domanda di prima, anche della cestista Passaro. Sì, anche perché a Siena... È una bella domanda. Certo, sì, a Siena... che squadra alleni a Siena? Allora, io ho allenato alla Menzana, gli anni che la Menzana era anche in A1, da assistente allenatore e settore giovanile, per 6 anni. Poi ho fatto 16 anni da responsabile settore giovanile a Virtus Siena, dove insomma, abbiamo vinto scudetti, abbiamo tirato su tanti giocatori, e adesso sono 9 anni e sono responsabile del settore giovanile della scuola basket Arezzo. Quindi fa Siena Arezzo avanti e indietro. E la domanda che ci volevi fare, Umberto? La domanda che volevo fare, poi ho sentito la pallacanestro e mi è entrato. La domanda che volevo fare è: ma come mai voi non presentate Sanremo? Non siete a Sanremo, ma voi sareste perfetti per Sanremo. Devo dire che la domanda è legittima, non c'è una risposta. Però la domanda non va fatta a noi, è questo il tema. Certo. No, ma infatti so che non c'è una risposta, però guardate che io sono anche portavoce di tanti che ascoltano. Tutti dicono, ma col senso di Sanremo con Geppi, Lauro, certo. Ma sarebbe una roba perfetta. Ma si sta scherzando, ma chi è? Ma come fanno a non pensare? Ma magari, guarda, magari l'anno prossimo andiamo lì col cavallo, non è detto, io non starei. Secondo me voi sareste perfetti. Certo, perfetti. Umberto, grazie. Fai così, fai così, apri una pagina Facebook, raccogli delle firme, fai qui non ti posso aiutare, niente, perché io non ho nemmeno un social nemmeno mezzo, per come siamo ridotti. Ti posso aiutare la voce facendo di pubblicità, cambiando il telefono magari. Comunque è già franata la candidatura. Grazie Umberto. Grazie Umberto, ciao, grande abbraccio. Ciao. 800 050 333. Un giorno da pecora risponde, diciamo, alle domande che possono essere rispondibili. Ma questo noi come possiamo rispondere? Ma tu perché lo vorresti fare Sanremo? Ma cantando, cantando ovviamente. Come ospite internazionale. Nazionale, esatto. Chi c'è? Pronto? Sì, ciao, sono Claudia da Roma. Ciao Claudia da Roma. Ciao. Tutto bene? Siete bene? Siete bellissimi, bravissimi, sono anni che vi seguo. Quindi... E non ci hai mai raggiunto? E non vi ho mai raggiunto, adesso sì però, quindi sono contenta. No, volevo fare due domande. Una, Lauro, mi volevo chiedere, ma perché ce l'ha tanto con Pichetto Frattini? Che mi fa una pena. Perché ce l'ha con Pichetto Frattini? No, dai, parliamone, approfittiamo di Claudia per affrontare questo tema. Sei il mio ministro preferito, come faccio a... Ah, hai ragione, infatti avevo pensato, lo farà per quello. No, perché mi fa troppo ridere comunque. Certo, cerchiamo di intuire, perché certe volte tra le righe delle parole ci sono delle cose che non si capiscono, che potrebbero invece avere un senso. Sì, alcune volte, certo, non tutto, ma poco. No, l'altra domanda invece più seria era, ovviamente l'avrete già pensato, però mi è venuto in mente, siccome vi ascolto sempre, dico, ma un giorno a settimana, per esempio, sarebbe possibile mettere inserire... musica. No, un argomento, magari tu dici, che ne so, dici che del martedì si parla di un argomento che voi ovviamente pubblicizzereste il lunedì o ovviamente il giorno prima, dove si parla solo di quell'argomento e magari con quelle persone tipo... ovviamente ma tipo sul sociale dico, magari anche tutte le problematiche che adesso ci sono adolescenziali, sulla scuola, sulla famiglia, che con i rapporti con la scuola. Siamo alla trasmissione adatta, una bella puntata sulle problematiche adolescenziali, secondo me. È puntato sull'ironico, che alla fine forse si capisce meglio quando si scherza, Claudia, si parla di cose serie. Adesso non... ce lo segniamo, guarda. No, magari l'anno prossimo, mentre presentiamo il Festival di Sanremo, proviamo diciamo un punto sulle tematiche adolescenziali. Ma no, comunque, cara Claudia, questo vabbè, tu intendi perché ti piacerebbe vederlo fare da noi questo, però sono tanti programmi che affrontano queste tematiche. Lo so, però in chiave ironica, magari delle volte arriva prima che non in chiave. E comunque spesso la simpatica Geppi espone i suoi problemi, che sono spesso premi adolescenziali, quindi comunque ci siamo dentro quell'argomento, insomma. Io mi sento così ancora, ho 2 o 3 adolescenti dentro, anzi mi sa 4. Grazie Claudia. Infatti io ho 69 anni e ne ho 5-6 di adolescenti. Esatto, siamo tutti adolescenti. Un gruppo. Grazie Claudia. Ciao Claudia, grazie. Auguri. Claudia. E cogliamo lo spunto di Claudia per ricordare che proprio in questi giorni, proprio adesso, proprio in questi giorni... Si torna con il suo appuntamento con la campagna di dicembre di Fondazione Teleton per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Domenica 17 dicembre in più di 3.000 piazze in tutta Italia, con una donazione minima di €15 potrai acquistare il cuore di cioccolato nelle due varianti classiche, cioccolato extra fondente al latte, e nel nuovo gusto cioccolato bianco. Addirittura, quindi ce n'è per tutti, per tutti i gusti, non avete scuse per essere preziosi per le vite altrui. Inoltre fino al 31 di dicembre sarà attivo il numero solidale 45510. Ripeti. 45510. Se non volete comprare il cioccolato, se €15 sono troppi in questo momento per voi, potete inviare un sms del valore di €2 o chiamare il numero e donare €5 o €10 e donare con la carta di credito. Quindi spargete la voce, donate, fate donare a chi conoscete, riempite i vostri cuori di cioccolato, allargate il vostro culo e fate tante buone azioni. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con le buone azioni. Taglio questo. Perché il cioccolato un po'. Un giorno da pecora e su Radio 1. Cara Geppi, cara simpatica Geppi, buone feste e buon Natale, cara simpatica Geppi, caro Giorgio, caro Lauro, caro simpatico Lauro, buone feste e buon Natale, buone feste a te. Geppi sei il regalo più bello che noi abbiamo, anche se ci vediamo spesso da lontano, e il simpatico Lauro è sempre qui vicino, ma quando state insieme a noi scoppia il cuoricino. Cara Geppi, cara simpatica Geppi, buone feste e buon Natale, cara simpatica Geppi, caro Giorgio, caro Lauro, caro simpatico Lauro, buone feste e buon Natale, buone feste a voi. Buon Natale con la fine del mercato tutelato. Quest'anno le luminarie in strada le facciamo con i pensionati che bruciano le bollette. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Un giorno da pecora, cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Rai Radio 1. Caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1. Ma che bella questa canzone che ci ha fatto il CDM per noi. Il nostro che duo Meloni, che è stato qua con noi da settembre ad oggi. Cioè, perché dice, così, se dice così sembra che poi a gennaio Luigi sono in mezzo a una strada. Bea, anche a gennaio dobbiamo tenerli. Anche a gennaio. Io sono affezionata. Ma tu ti affezioni a chiunque. Voglio dire, non è vero per niente. Così, vabbè, pure a gennaio. Beatrice e Luigi, volete rimanere? Sì, però devono rispondere. Sì. Vedi? Sì, beh, sì, non è. Questa puntata è un musical. Sì, ma io aspettavo qualcosa di più di sì, però. Cioè, sì, restiamo. E dov'è che se non ce ne andiamo? Infatti, no, questo era. Non è che restate perché volete stare, perché non avete alternative. Un po'. Vabbè, mi piaceva di più pensare che proprio ci tenessero a noi. No, vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Un giorno da pecora risponde che si sta tramutando in un po', infate un po' quel che volete. Esatto, ma adesso i nostri ascoltatori sono un po' così, certo, liberi. Anarchici, certo. E adesso ha composto l'800, ma nessuno che ha chiamato per la diretta video, perché avevamo detto facciamo questa cosa bellissima oggi nuova, che entravano in diretta video, invece niente, come la radio degli anni 60. Se volete negli ultimi minuti partecipare in diretta video, se qualcuno ci tiene a farsi vedere, scrivete nelle nostre chat di Facebook, su Messenger per esempio, il vostro indirizzo Skype. Adesso ha chiamato invece al telefono, il vecchio telefono di una volta con la rotella, l'800 050 333. Enrico, salve a tutti, Enrico dal Grosseto. C'era un po' di toscanità, si sentiva subito, Enrico. Sì. Giusto poca. Cosa fai, Enrico, a Grosseto? Il grossista? Allora, questo momento divido insomma la mia vita in due parti, oltre chiaramente il tempo libero. Certo. Sono studente universitario a Siena, studio mediazione linguistica e culturale presso fuori corso da anni. Sì, di 1 o 2 anni, però sono addirittura di arrivo, mi mancano 2 esami. Scusa, e già quanti anni hai, Enrico, scusa? Dimostrava 45. Iniziando a preparare la tesi, 40... no, 24. Ne dimostravi 45 dalla voce, per quello dicevo fuori corso, Enrico. No, 24, vabbè. 24 va bene. Gli ormoni, vabbè, comunque. Enrico. E nel frattempo ho iniziato dall'estate scorsa a collaborare per la dirigenza della squadra di calcio della mia città, l'Unione Sportiva Grosseto. Beh. E niente, insomma, mi sto addentrando nell'ambiente, molto carino, molto familiare, devo dire. Va bene, fai attenzione che il calcio, insomma, è... Un po' di mediazione culturale ci vuole anche nel calcio. Certo. Assolutamente, Enrico, sono d'accordo. 24 anni, lo dico anche per i nostri investitori pubblicitari, il pubblico giovanissimo di Radio 1. E che cosa ci volevi chiedere, Enrico? Niente, volevo chiedervi, siccome devo dire seguo veramente con grande interesse la vostra trasmissione, ovunque io mi trovi, qualunque cosa io stia facendo durante le giornate, e si sentono spesso, ecco, le opinioni di vari politici, insomma di ogni schieramento. Volevo chiedervi qual è il politico o la politica comunque che maggiormente secondo voi sta allo scherzo, che conoscete bene, che avete invitato magari più volte, secondo voi proprio sta allo scherzo? Beh, diciamo, questa musica, la citazione, il nuovo senatore del PD Crisanti è uno di quelli che sta di più ai tempi, quando diciamo quando l'abbiamo incontrato nella nostra vita, eravamo in piena pandemia e quindi è entrato in questo programma per altre ragioni. Ma poi dico, quelli foi anche prima che avessero gli incarichi importanti, no? Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Renzi, per dire, tra quelli più conosciuti nella nuova legislatura, che ne so. Anche Giorgio Mulè. Giorgio Mulè, per esempio, che nonostante sia vicepresidente che lo sentiva l'altro giorno, fa le poesie sullo sfondo calcistico, sulla gare di Serie A. Sì. Sei d'accordo? Tu non trovi qualcun altro più spiritoso, Enrico? Io personalmente, anche se non ne faccio mistero, un elettore di destra, però trovo comunque chiunque, ecco, stia allo scherzo e faccia comunque parte della vostra trasmissione, lo trovo comunque simpatico. Certo. Grazie Enrico. Hai ragione che quel mettersi a disposizione nostra è un po' trasversale, lo fanno a volte di destra, a volte di sinistra. È unica la vostra trasmissione. Se la volessi, ecco, la volessi parafrasare, proprio, la vostra parafrasami. Esatto, la vostra frase di introduzione, ed è sempre Un giorno da pecora. Se la volessi, ecco, parafrasare in mare in mano, nella mia sarebbe Un giorno da cinghiali, perché noi qui si mangia tantissimo, a volte sembra proprio scoppiare come cinghiali. Esattamente. Venite a Roma ogni tanto, che comunque potrebbe essere utile. Ero a Roma, io martedì ero con la mia ragazza a Roma, abbiamo fatto un tour anche ai mercatini di Natale, l'ho portata a Trastevere alla Trattoria, da Enzo al 29, una delle migliori carbonare che io abbia mai assaggiato in vita mia. Salutiamo Enzo, grazie. Ciao Enrico. Enzo, verremo anche noi. Ciao Enrico. Ciao Enrico, auguri. Venite presto in Maremma, vi aspetto. Saluta anche tua fidanzata. Certo, ciao, ciao. Adesso con noi c'è... Pronto? Pronto? Ok, sono Gigliola. Gigliola? Sì, da Lecco. Da Lecco, Lecco, ricordiamo, Lombardia. Esatto. Guarda come siamo proprio, stiamo coprendo tutta l'Italia. Lecco, Lecco, Lecco. Certo. Quanti anni hai, Gigliola? 56. 56, perché ridi, no, Gigliola? No, perché anche l'altra... sono riuscita fortunatamente a riprendere la linea e l'altra volta cosa è successo? Mi viene da ridere perché ho chiesto appunto di mantenere una promessa e Giorgio Lauro l'ha mantenuta e è andato al compleanno della Geppi. Ah certo, certo. Ah che carina Gigliola! Sì, e l'ho fatto solo per quello, Gigliola, io non volevo andarci assolutamente. Sì, l'anno scorso d'estate ci siamo sentiti, vero? Esatto. Mi sono scapicollato dall'altra parte del mondo ed è rimasto 5 giorni tra l'altro. 4 giorni è rimasto. Cioè proprio si è affezionato alla Sardegna, Gigliola, alla spiaggia, al gommone, alle persone che gli abbiamo messo a disposizione, alla Panda, certo. Senti, no, per un attimo ho tremato su questa diciamo promessa, che non fossi stato di parola, invece no, sei stato di parola. Ma quale fosse la promessa che avevo mantenuto, non so, comunque. Oh Gigliola, me l'ha fatta soffrire fino all'ultimo, cioè mi ha detto sì, 10 giorni prima. Esatto, poi lui era in giro, era da tutte le parti tranne che arriverà e infatti poi è arrivato. È arrivato. Beh, adesso devi fargli promettere, Gigliola, di venire al 51esimo, comunque, perché ci terrei. Esatto, esatto. Gigliola, scusa, quindi vorrei... 50esimo è una cosa, 51 è un compleanno un po' più... ma si dice che una volta iniziato si deve continuare. Certo, che tutta la vita, mamma mia. Vabbè, ci pensiamo su quello, vediamo, insomma. Gigliola, grazie del ricordo straordinario di questo... Che ci hai donato. Momento. Grazie. Comunque un'altra domanda? Certo Gigliola. Siamo qua per quello. Allora, durante una puntata, voi, non mi ricordo quale, eravate tutte e due lì a Roma, e avete esordito con "Siamo insieme, siamo insieme". La mia domanda è, c'era un doppio senso, c'era un qualcosa da cogliere? Beh... Nel senso che era talmente evidente che non si sa che c'era da cogliere, no? Non è che era finalmente siamo insieme, nel senso... Finalmente abbiamo detto... Mi ha lasciato sull'altare più di una volta il simpatico Lauro, cioè mi ha fatto organizzare tutto e poi come per il compleanno invece l'hai venuto altre volte un po'... Non è che la celebrazione del matrimonio sia quello che stabilisce il rapporto di una coppia, no? No, sì, esatto, poi io so che siete molto discreti, quindi ho colto e volevo solo la conferma. Ah, sì. Era quello. Sì, no, no, vabbè, ma è nel senso, la conferma. Poi la conferma sta in ognuno di noi. Certo, la risposta è dentro di te, come diceva quello, capito, sì, Gigliola? Perfetto, tu perfetto. Non preoccuparti, okay, che allora ogni promessa sarà mantenuta, Gigliola. Benissimo. Fagliane allora, fare adesso, sì, richiama a giugno e fagliane fare un'altra, va certo bene, Gigliola? Esatto, sì, esatto. Sì, no, no, deve farla perché c'è il richiamo. Sì, c'è il richiamo, come vaccino, certo, un'altra roba per me il richiamino. Grazie, Gigliola. Ciao, Gigliola, bella. D'Alecco, D'Alecco, ma io ti chiedo fisso, proprio. Ma Gigliola è una romantica. No, tu, non Gigliola, tu 14:43, ultimi qui 16 minuti del 2023 di Un giorno da pecora. Ha chiamato appunto l'800 050 333. Chi sei? Pronto? Pronto? Sono Alessandro da Bergamo. Alessandro da Bergamo, buongiorno. Siamo andati al nord, quindi Lecco, Bergamo, il nord che produce. Cosa fai a Bergamo, Alessandro? Produce. Io sono un sacerdote e mi candido a celebrare il vostro matrimonio. Ah certo, certo. Appena si combina. Quindi dobbiamo sposarci in chiesa, l'ipotesi diciamo comune. Proposta, l'unica cosa che vale, certo. La proposta. Anche perché io vorrei sposarmi in chiesa per potermi vestire di bianco. Proprio. Di bianco? Lo sposo non si veste di bianco. Ah, no, 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 così sembri benvenuti a Fantasilandia. Scusi, c'è anche Sasu. Don Alessandro, non mi posso vestire di bianco? Sì, sì, poi vestiti di bianco. Ah, ecco, bene. Nessun problema. Beh, che lui sta iniziando questo, perché voleva tre mogli, però sì, mi sa che adesso no, manco una. No, allora io non volevo tre mogli, sei tu che mi hai detto che sono ancora in tempo ad avere tre mogli. Nel senso, era una metafora per farti capire che la vita è sorprendente. Ah, stai ritraendo. Ma Alessandro, Don Alessandro, qual è il suo sacramento preferito? Se si può dire. Il mio sacramento, cioè preferisce battezzare, il battesimo. Senta, ma lei viene in qualunque chiesa o vuole che bisogna venire nella sua chiesa? Nella mia chiesa purtroppo sono almeno 7 anni che non si celebra un matrimonio perché non è bellissima e tutti vanno in chiese un po' più belle, quindi sarebbe una scelta molto bella da parte vostra. Però sposarsi anche una chiesa brutta, cioè, però è anche un'idea di sposarsi. Non è brutta, è un po' particolare. Sposarci in una chiesa brutta e particolare. Ha detto che non è brutta, Don Alessandro. Vabbè, lo dice lui, ma si capisce che è brutta. Ma come si chiama? San Madonna del Carmine, San Michele Arcangelo. Che è quello che dicono quando la vedono. Madonna del Carmine. Grazie, Don Alessandro. Teniamoci in contatto. La domanda. Ah, non era questa. Quella era una profeta. Questa mi è uscita spontanea dal cuore. Dopo Gigliola. Sì. La domanda è: cosa aspettate, visto che avete tutti i vostri contatti politici, a proporre una legge che rende incandidabili i politici che non accettano di venire da voi in trasmissione? In effetti, sembra il minimo. Questa sarebbe probabilmente una legge bipartisan. Ma sono tanti, Don Alessandro, guardi che noi li invitiamo tutti e alcuni addirittura ci illudono, poi non vengono. Sì. Come fa il simpatico di solito? Cioè, no. Che illude. Guarda, lui è veramente un profumiere. Vabbè, grazie. Ma non so, Don Alessandro, chi gliel'ha detta? Lei questa, scusi. Si mormora nella diocesi. Madonna del Carmine. Grazie, Don Alessandro, arrivederci. Grazie, ciao, Don Alessandro, ci benedica, che ne abbiamo grande bisogno, perché lui è un peccatore, pure io lo siamo tutti. Ci benedice. Buon Santo Natale. Ci benedice gli radioascoltatori per Natale? Certo, manderemo una benedizione a tutti. No, dico la faccia adesso. La faccia adesso, che siamo qua. Adesso, così per telefono. Ma sì, corta, ci benedica. Corta, cioè... Vi benedico, arrivederci, così. Ecco, ringraziamo il Signore per queste avventate di positività, di gioia e l'intelligenza che portate nelle nostre case, per cui questa è già una benedizione. Grazie Don, grazie. Ciao, buon Natale, buon Santo Natale. Grazie. Lei si tenga pronto, grazie, arrivederci. Grazie. Sempre. Chi c'è adesso? 800 050 333. Sono Daniele, sto ridendo perché ci avete fatto benedire dal sacerdote. Certo. Io ho fatto male, Daniela, scusa, chi non ci crede, chi ci crede bene, chi non ci crede... Allora, ascoltate, secondo me, sono convinta che la vostra sia una trasmissione intelligente, però la mia domanda è, ma perché prendete così tanto in giro Giorgia Meloni. Ma chi? Ma proprio in una maniera, secondo me, che rasenta la maleducazione. Grande! Evviva! No, ma scusi, ma non eravamo intelligenti. Come siamo passati da intelligenti a maleducati in un attimo? Ma no, ma non c'entra niente, sono due cose prettamente diverse. Cioè, scusi, uno può essere intelligente, è maleducato, ma poi lei dice che siamo maleducati a tratti. Perché capisco l'ironia, però deve avere un limite, come per esempio siete esageratamente accondiscendenti col professor Crisanti, che io non sopporto. Certo, sì, beh, questo nel senso, però ognuno poi ha i suoi... Non dice neanche una parola in italiano, insegna in Inghilterra. Comunque, Daniela, nel senso, guarda, come se tu ascolti la nostra trasmissione da sempre, nel senso, ovviamente, chi sta al governo viene preso più di meno. Anche perché ha più occasioni per esprimersi. Questo è, insomma, questo è, non c'è un limite. Mi sembra che però lei, mentre Geppi è molto più, come dire, non so, limitata, attenta, eccetera, lei certe volte secondo me esagera proprio. Ma no, no, è un esagerato. Scusi, ma lei che vota, Lauro? Vede, no, è proprio... Io so dove abita lei, signor Lauro. Infatti. Grazie. Sono per Calenda. Sì, certo. Allora, guardi, il 9 gennaio ci apre... L'8 gennaio. L'ho sentito. Ho detto tutto. Basta, ecco, però siete molto intelligenti. Grazie. Ma maleducati. Non ha detto maleducati a tratti, non ha detto continuativamente maleducati. Non è che può essere tutta la vita intelligente. Solamente che certe volte, secondo me, Lauro esagera. Ma infatti la trasmissione all'inizio... l'esagerato Lauro io lo chiamavo. L'esagerato Lauro. Volevamo chiamarla Un giorno da pecora, ma anche intelligenti ma maleducati. Poi alla fine è passato Un giorno da pecora. Ha capito benissimo cosa volevo dire. Grazie Daniela. Grazie Daniela, auguri, arrivederci. Buone feste. Grazie, buone feste, auguri. 800 050 333, gli ultimi 10 minuti di quest'anno. Al telefono con noi adesso c'è... Marco, benissimo Marco, da dove chiami? Da Trino Vercellese. Trino Vercellese, quindi provincia di Vercelli, mi stiamo parlando di Piemonte. Sì, dove c'era la centrale nucleare. Esatto. E tu cosa fai Marco a Trino? Io sono un farmacista. Certo. Vogliamo dire una volta per tutte che due tachipirine da 500 non sono come una da 1000? Però non ci va la ricetta. Certo, quella da 1000, quindi se tu prendi quella da 500 ne metti 2 e non devi fare la ricetta. Non ci va la ricetta, certo. Come dite giustamente voi. Certo. Allora io la domanda che volevo farvi è... La vostra linea attuale, come quella di Putin ieri con domande filtrate dal ministro della cultura oppure no, visto le recenti polemiche? La nostra linea è filtratissima. La domanda per me è troppo difficile, devo dire. Ma no, guarda, se fosse stata filtrata, certe telefonate oggi ci sarebbero mai state, per come è simpatico poi. Esatto. Che c'è gente che l'ha presa tipo sfogo dall'analista. Esatto. Quindi, ma che per carità a me interessa perché io sono amo l'umanesimo. Certo. Amo il prossimo, lui invece... Geppi, ma tu mi stai indietro. Ma l'umanesimo... No, Marco, erano domande aperte, la gente poteva chiedere quello che voleva, noi potevamo rispondere. Fantastici comunque, perché vi ascolto sempre. Un po' maleducati. Vado in piscina e siete grandissimi. Cioè, ci ascolti in piscina? No, quando va. Quando mangio qualcosa in macchina. Vabbè, in piscina è veramente compagnia. Cioè, mangi prima di andare in piscina per favorire la congestione. Com'è che fai, scusa? Cosa mangi? Poco? Sì, dopo mangio poco. Mangio tanto alla sera, ma quello è un altro discorso. Ma fa malissimo, lo sai Marco, vero? Certo. Marco, grazie, arrivederci. Ciao Marco, auguri. Buona giornata. Ciao. Ultime telefonate. Chi c'è? Marco ha chiuso per sempre, ha chiuso anche la farmacia, credo. Pronto? Chi c'è? Salve, sono Riccardo. E volevo salutarvi innanzitutto e farvi complimenti per la trasmissione perché vi seguo sempre. Io sono un insegnante, torno sempre a casa all'ora in cui andate in onda, quindi mi fate compagnia all'ora di pranzo. Cosa insegni? Io insegno inglese, tra l'altro Geppi io ti ho già conosciuta durante la pandemia, sono un cugino disagiato. Ah, pure tu. E siamo visti anche in un paio di occasioni a Milano, una volta durante una presentazione di un libro e poi allo Zelica lo scorso anno, quando facevi le prove aperte al pubblico. Sì, ciao Riccardo. Ciao. Vuoi fare una domanda di inglese al simpatico? No. Sì, a tutte e due, una domanda, quando la campanella sta per suonare si fa una domanda rapida per confermare il voto e volevo chiedervi cosa vorreste ricevere per Natale. Cosa vorreste ricevere? Cosa vorreste ricevere? Ricevere per Natale? Guarda, simpatica Geppi ti sta per, allora, no, ma nel senso, per rispondere. Allora, il regalo, i miei regali ideali sono tutti quelli che non potrei comprare io perché non so di averne bisogno. Cioè, nel senso, vorrei che il regalo fosse il tempo passato a chi me lo dona per sceglierlo. Nel senso che uno, se si vuole comprare una cosa, o se hai la fortuna di potertela comprare, non è che a volte il dono invece risolve un problema altrui. Io non ho capito niente. Nello specifico, tu, Riccardo, per questo Natale cosa ti piacerebbe nello specifico? Guarda, no? Una cosa che non può essere, cioè, che, capito, che nel pensiero degli altri, che quando tu hai... Cioè, non voglio una cosa di cui ho bisogno, voglio una cosa, certo, di cui so di non avere bisogno, una cosa, certo, che mi sorprenda, che sia solo per me, sì, cioè, perché allora, mi è esploso il forno a microonde, no? Per dire, quindi quello sarebbe un bel regalo. E quello però mio fratello mi ha detto, ti regalo il forno a microonde? Io, sì, però vabbè, mio fratello è stato molto carino, certo, però magari dipende anche da chi, cioè a volte vuoi un regalo, no, che ti rimanga, certo, addosso. Io c'ho una cosa che mi piacerebbe che ricevere come regalo, sai quelle cose che si mettono nelle bottiglie per tenere freddo il vino? A proposito, volevo dire che io ho fatto il regalo al simpatico Lauro, certo, per Natale, esatto, capito? E io no, diciamo. No, io l'ho fatto a tutti, veramente, sì, a tutti, sì, quelli presenti. Esatto. Allora, sai cosa ho regalato, Riccardo? Una cosa che tu infili in freezer e poi la infili nella bottiglia e tieni in fresco il vino. Certo. Quindi avete già aperto i regali. Sì. Abbiamo fatto una cena sociale. Sì, 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 molto sociale. E non posso farti vedere il regalo che mi ha fatto il simpatico per il compleanno. No, ma perché... infatti, assolutamente. Riccardo, grazie di averci chiamato adesso. Arrivederci. Ciao Riccardo, Merry Christmas. Adesso chi è il... abbiamo addirittura una videochiamata. Oddio, l'ultima. Chi c'è? Ho paura. Chi potrà essere? Chi c'è? Pronto? Pronto? Chi è? No! Pronto! Il sindaco, tanti auguri! Il sindaco Nardella! Ma Dario, ma perché non c'eri ieri? Mannaggia al diavolo! Oggi sono senza violino però, ragazzi. Ma dov'è soprattutto? Scusi, in macchina? Dov'è? Allora, sono in macchina, in viaggio tra Firenze e Roma, destinazione Roma, col presidente della regione Giani. Quindi lui sì che c'era, il presidente, è stato molto bravo. Il presidente c'era ieri sera al concerto dov'è Giani? Dell'Arma dei Carabinieri. Sta guidando, sì. Giani? È qui, eccolo, no, non sta guidando, è qui, eccolo. Sta davanti, eccolo, certo. Ciao presidente! Buongiorno e auguri. Che bella, ma chi guida? Renzi? Chi è che guida? No, nel senso... no, non guida Renzi, no, non guida Renzi. Senta, sindaco... Ma Dario, ma quanti denti hai? No, sono le luci, è il sole che... Senta, sindaco Nardella, sono... il sole che illumina. Ma sono bellissimi questi denti, ma sono Richard Ginori. Sono belli belli. Ma sembra anche Gianni Morandi un po' visto così. Senta, sindaco Nardella, sono gli ultimi auguri da sindaco di Firenze, perché poi dall'anno prossimo se ne va. Eh sì, l'ultimo Natale da sindaco. Infatti ora il 20 pomeriggio alle 18 farò il saluto alla città a Palazzo Vecchio. E cosa fa? C'è anche il presidente che è qui. Gianni. Stia attento, non glielo dico. I miei ultimi auguri anche con voi. Ultimi come sindaco. No, noi ti vorremmo bene sempre. No, non glielo dica troppo a Gianni, che comunque sulle candidature a Firenze fa un po' così, tiene il piede un po' in due scarpe, non glielo dica che non ci sente tanto. È vero. Senta, ma quindi senza violino non ci può neanche fare l'ultimo buon Natale da sindaco di Firenze? Come fa? Ce lo canta, ce lo mugugna? No, io a cantare sono pessimo, mi dispiace. Gianni è bravissimo a cantare, se vuoi. Può cantare, dice Lauro, Gianni è bravissimo a cantare, ma temo che ci stia prendendo in giro tutti e due, presidente. Lascialo dire, il presidente canta, ma segue un ritmo suo interiore. No, e ci dica qualcosa su quest'ultimo buon Natale da sindaco di Firenze. Com'è, sindaco? Beh, allora, sicuramente un Natale, io spero che sia un Natale dove possiamo sentirci tutti più comunità. Penso sempre agli anziani che spesso vivono molto soli, in solitudine, e allora mi auguro che la prima cosa sia che gli anziani vivano, i nostri anziani, i nostri nonni vivano un Natale in compagnia. E poi ovviamente è un Natale nel quale non possiamo non pensare a queste terribili guerre che abbiamo all'ingresso della nostra Europa, nel Medio Oriente, in Ucraina. L'anno scorso dicevamo abbiamo la guerra in Ucraina, speriamo il prossimo Natale senza guerre, e invece ce ne ritroviamo due. Quindi non diciamolo quest'anno. Però poi dobbiamo pensare anche alle cose belle. Non diciamolo, no, speriamo. Infatti non lo dico, esatto, non lo dico, Lauro. Io posso augurare intanto un buon Natale a tutta straordinaria squadra del Giorno da Pecora, perché siete fantastici. Nonostante Lauro, lo so, siete comunque un gruppo devo dire, straordinario. Possiamo dire la stessa cosa del comune di Firenze, diciamo, no? Una ottima squadra, peccato per il sindaco, però vabbè, insomma, non si può avere tutto. Però sarà un Natale un po' con un pizzico di commozione per me, perché appunto è anche un modo per salutare la mia splendida città, i miei fiorentini, i miei cittadini, da cui ho imparato tantissimo. Lo so, però sono 10 anni, come neanche Kim Jong-un stava al governo così tanto sindaco, quindi va bene. Esatto, sono tanti. Sono tanti. Va bene, grazie Dario Nardella, sindaco di Firenze. Anche presidente Giani. Presidente. Certo, presidente Giani. Presidente Giani. Mentre il telefono andava verso Giani si è bloccata con lo sguardo di Nardella. Forse non parleremo mai più con il presidente. Con Giani, lo so, il presidente così, come la Toscana l'ha fatta da padrone. E vi ricordo che noi torniamo l'8 di gennaio alle 13:30 con Carlo Calenda, che ha già detto che viene. Sì, vabbè, che viene che confermi, vabbè, che l'ho già confermato, non è che poi può cambiare idea. Salutiamo il nostro CDM, il nostro Cheduo Meloni. Auguri, buone giornate di riposo, di lavoro, perché qualcuno in questo momento della vita di solito diminuisce il lavoro, ma c'è qualcuno che accelera invece. Certo, ma non stai parlando di te stesso. No, ovviamente dico, no. Perché sembrava che come se stessi... No, il mio pensiero era quello a cui facciamo compagnia, che è la ragione per cui ho scelto di fare questo mestiere, fare compagnia, non potendovi farvi felici tutti insieme, ma solo uno per uno. Ho scelto i mezzi di trasmissione dati. Grazie a tutti, grazie alla nostra straordinaria redazione. Lunedì 8 gennaio, tra poco, sembra tanto ma è tra poco, torniamo qui in diretta su Rai Radio 1. Questo era Un Giorno da Pecora, il programma che torna l'8 gennaio. Auguri a tutti! Ringrazio Geppi Cucciari, terrò conto dei suggerimenti per il futuro.